qualcosa di romantico. Si può, ti ho anche mandato in televisione ieri sera. Ieri sera? Ma l'intervista? Ieri e ieri l'altro ti ho mandato due volte. Ciao? Non so. E chi non te lo dice a notte? Ma non? Che mi dici una sega? Mi intervista per telefono? A tradimento. Aspetta, te li ho visto. Ma l'intervista di sabato scorso? Sì. Ho la prova, Massimo. Uno, due, tre, prova. Se sto qui, ti va bene, Antonio? Va bene. Allora. Tredici esperti. 21 Bellotti. Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati all'Extraforum di Prato, dove quest'oggi va in scena l'ultimo appuntamento della prima fase del massimo campionato di pallamano, ultima giornata della regular season con un big match. Infatti l'Ambra Poggio Accaiano, padrona di casa in tenuta verde, riceve la visita della capolista Carpi in tenuta rossa. Ambra terza, Carpi al Ambra seconda, Carpi primo. Ambra che non può raggiungere la formazione emiliana, che ha già matematicamente conquistato il primo posto al termine della prima fase. L'Ambra invece deve difendere la seconda posizione in classifica dell'assalto del Teramo, che si trova a 3 punti più sotto e che gode anche della miglior computo degli scontri diretti. Dunque, in caso di pari merito, sarebbe il Teramo a guadagnare il secondo posto. Ricordiamo che infatti l'Ambra ha perso entrambe le gare di regular season contro la formazione che è appunto in lizza per il terzo per il secondo posto. Teramo che quest'oggi gioca in casa contro le stesse Ferrara. Il primo gol del match è dell'Ambra, lo segna Faggi. 1-0 dunque, si affrontano due delle quattro migliori squadre nella Final Eight di Coppa Italia. Carpi secondo, Ambra terza. Adesso c'è rigore per Carpi, decretato dagli arbitri del confronto, che sono i due Marcelli. Alla battuta del rigore, il numero 10 della formazione ospite, che va in gol, e si tratta di Tojčić, che è il bomber della squadra, che riporta in parità dopo due minuti di gioco il risultato 1-1 all'Extraforum di Prato. Andiamo alla lettura delle formazioni, iniziando dalla squadra ospite, il Carpi, che è allenata da Serafini, e ai due portieri Malavasi, numero 1 e numero 12 Piretti, adesso in porta titolare. Un bel gol intanto per Raul Benas, che riporta in vantaggio l'Ambra 2-1. Dicevamo la formazione del Carpi, che prosegue con i giocatori Sperti, numero 13, numero 10 Tojčić, 21 Bellomo, scusate Bellotti, numero 14 Beltrami, numero 5 Di Matteo, il 25 Marrocchi, il 14 Molina, il 2 Piccinini, il 6 Pieracci, il 18 Polito e il 33 Scattar. Molti azzurri, intanto c'è passivo
deve andare alla conclusione Carpi, che forse ottiene fallo su Skattar. Seguiamo anche questa azione prima di passare alla lettura della formazione dell'Ambra. Skattar ancora riceve palla, il terzino della nazionale, l'istriano Skattar. Ancora sul passivo, forza il tiro Toicic, c'è il muro dell'Ambra, ha ragione sul Carpi. Ambra che recupera un ottimo pallone e va adesso in avanti con Maraldi, che trova impreparato il portiere avversario e segna, portando l'Ambra sul massimo vantaggio, più 2, 3-1 al quarto di gioco. Errore però su un fallo commesso dall'Ambra. E dunque la formazione dell'Ambra, il portiere Gigi Di Marcello con il numero 1, la sua riserva è il numero 16 Trinci, quindi i giocatori sono il 17 Ballini, il 77 Chiaramonti, l'8 Dei, il 7 De Stefano, il 5 Andrea Di Marcello, il 73 Faggi, il 22 Morini, il 13 Maraldi, il 3 22 Mannori, il 3 Morini, scusate, il 24 Naldoni, il 9 Raupenas e il 25 Benelli. Intanto ha segnato il Carpi, che accorcia. E quindi 3-2 il punteggio al quinto minuto di gioco. Carpi fortissima, Carpi che ha lasciato per strada davvero pochissimi punti nella prima fase del campionato. Carpi che ha anche vinto la gara d'andata con l'Ambra in maniera abbastanza rocambolesca. Fra l'altro qui la conclusione di Raupenas non trova la porta avversaria. Carpi si riporta rapidamente in avanti e va anche in gol con l'azione in pivot. E la rete dell'ex di turno, il numero 24 Basic. Che ricordiamo due stagioni fa, pivot titolare dell'Ambra. Palla ancora all'Ambra per una rimessa laterale. Faggi, scambio con De Stefano, Maraldi, finta il tiro. Ancora De Stefano per Raupenas, si porta al centro. De Stefano cerca di combinare con Andrea Di Marcello in pivot. L'intervento falloso da parte del numero 10 del Carpi, Toicic. E 9 metri che dovrà andare a battere adesso Andrea Di Marcello, sul richiamo da parte degli arbitri che fermano anche il gioco perché c'è da asciugare il campo e uno degli arbitri va anche a redarguire Basic. Tutto pronto dunque, si può riprendere con Raupenas in elevazione, il gol del lituano, secondo gol per lui, 4-3 Ambra al settimo di gioco. Formazione di Morlacco adesso schierata con Di Marcello in porta, Pierluigi ovviamente, attenzione, Basic si libera e segna, ottimo pivot Basic che già al suo secondo gol questo match. Ricordiamo 2 anni fa in forza all'Ambra, poi un'offerta di quelle da non sottovalutare, arrivata addirittura dagli Emirati Arabi. Basic è andato per una stagione e mezza a giocare da quelle parti, adesso è tornato nel campionato italiano per vestire la maglia dell'ambizioso Carpi, che non nasconde appunto il proprio obiettivo di centrare lo scudetto. Abbiamo visto anche nella Final Eight di Coppa Italia vicinissima la formazione di Serafini alla conquista della Coccarda Tricolore, che è andata invece al Fasano, che è l'altra grande favorita per lo scudetto. Dei intanto colpisce il palo e c'è la rimessa in gioco per il Carpi. Dicevamo, questa è l'ultima gara della prima fase
di un campionato articolato quest'anno in tre fasi. Si procederà infatti dopo a fra due settimane esattamente, a partire dall'8 di marzo. Intanto Basic segna ancora un gol e porta il Carpi per la prima volta in vantaggio 5-4 nel corso di questo match al nono. Si procederà a una fase ad orologio con le squadre che si sono classificate, i primi tre posti in questa prima fase, che partiranno con un bonus rispettivamente di 9 punti per la prima squadra, di 6 per la seconda e 3 per la terza. Importante come si evince appunto la posizione. Fra il secondo e il terzo posto ci sono infatti 3 punti di differenza che potrebbero pesare nell'economia poi del proseguo della stagione, la seconda fase orologica che poi qualificherà per i playoff scudetto. All'Ambra paradossalmente oggi potrebbe essere anche sufficiente una sconfitta ai rigori che darebbe un punto alla squadra di Morlacco e manterrebbe a distanza il Teramo pur vincente con l'estensa. Il tiro forzato da parte di Faggi, la parata facile di Malavasi e dall'altra parte è un Basic davvero implacabile. Quarto gol per lui, sta facendo davvero la differenza e Carpi prende il largo più 2 al minuto 10. Morlacco chiede time out. Prato domani ha vinto a tavolino, dove Giovanni c'era. No, perché la Nocerina sta buttata fuori, che 3-0. 3-0, le fanno sosta. Sì, domani è l'unica sicura. Allora, Antonio, posto? Sei mancato. Forza maggiore. No, l'ultimo sabato davvero un po' di ovvio, per la Fiorentina. Toccava mandare a mezzo. E quando c'è la Fiorentina mi tocca fare il telegiornale. Riprende il gioco dopo il minuto chiesto dalla panchina dell'Ambra, che deve un po' ritirare le fila in una fase nettamente negativa. Ecco Maraldin, palleggio De Stefano, finta il tiro, Raupenas sotto mano, poi una finta e c'è fallo su di lui da parte del numero 18 Polito, che viene anche ammonito, la prima sanzione disciplinare in questo match che arriva al 10° minuto esatto del primo tempo. La conclusione di Maraldi finisce in gol, ma c'era stato il fischio degli arbitri in precedenza che non hanno concesso il vantaggio. C'è la legittima protesta da parte di Maraldi che ci riprova, ma trova Malavasi attento su questo sottomano. Continua a protestare Maraldi. Dall'altra parte rapidamente al tiro Scattar, che guadagna l'angolo. Pieracci in cabina di regia, palla scatta, ancora Pieracci dentro a cercare Basic, fallo su di lui, 9 metri a favore del Carpi che conduce, ricordiamo, 6-4. Scattar sorprende Di Marcello, suo compagno di nazionale, segna il 7° gol per il Carpi che conduce con 3 gol di vantaggio adesso al 12° del primo tempo. Nuovo massimo vantaggio per la formazione ospite, che ricordiamo leader della classifica del girone B della Serie A di pallamano. C'è Ballini, il capitano, adesso in cabina di regia con Maraldi richiamato a riposare in panchina. Fallo
9 metri a favore dell'Ambra, Andrea Di Marcello, il pivot rientrato dopo aver disputato la prima parte della stagione alla Lazio nel girone C della massima serie. Raupenas colpisce, scatta, era un fallo probabilmente non intenzionale e comunque gli arbitri lo sanzionano con un giallo ai danni del lituano dell'Ambra. 9 metri per Carpi. Scattar, lo scambio con dalla destra Sperti, dall'altra parte c'è il pallone con Toicic, Pieracci, ancora Toicic, si accentra, la finta per Scattar, la parata a mano aperta per Di Marcello che serve Faggi, su di lui la marcatura a uomo, però si libera del pallone Faggi, poi Ballini non trattiene questa sfera. Il rilancio lungo a cercare Di Matteo, è troppo lungo, scusate il gioco di parole, e recupera palla Di Marcello. Punteggio che non cambia al 14° minuto del primo tempo con il Carpi che conduce per 7-4 nei confronti dei padroni di casa dell'Ambra Poggio Arcaiano. Ambra che adesso manovra in attacco con Ballini, lo scambio con Faggi ancora. Un paio di palloni regalati per parte nell'azione precedente, forza il tiro Faggi, para Malavasi, non era un tiro che poteva preoccupare il portiere avversario, parte nuovamente l'azione offensiva del Carpi con Toicic, scatta al Pieracci, forza il centrale, trova il gol superando in pallonetto Di Marcello, allunga ulteriormente Carpi che si porta sull'8-4. Siamo quasi alla metà del primo tempo. Manovra Maraldi che intanto è tornato sul terreno di gioco dove è rimasto peraltro anche Ballini. Maraldi è andato a rilevare Faggi. Ecco Raupenas, Ballini, Raupenas a cercarsi spazio e segna. Terza rete per Raupenas, intanto c'è un cartellino giallo. Un cartellino giallo sventolato dagli arbitri, forse alla panchina del Carpi. 8-5 il punteggio. Con l'Ambra che finalmente dopo un lungo digiuno è riuscita a tornare in gol con Raupenas quando siamo esattamente alla metà del primo tempo. 8-5 il punteggio per il Carpi che manovra adesso, solita combinazione fra Scattar e Toicic, dentro per Basic che ancora una volta si libera di prepotenza e va a insaccare. Quinta rete per il pivot del Carpi ex di turno, sta facendo vedere i sorci verdi alla squadra, alla propria sua ex squadra. 9-5 Carpi, per il momento non c'è partita. Carpi sta dimostrando superiore come peraltro dice la classifica all'Ambra che sta un po' faticando soprattutto a trovare le misure in difesa sul pivot avversario Basic. Tanto cartellino giallo ancora per un difensore del Carpi, il 9 metri battuto dall'Ambra con De Stefano per Ballini, Raupenas, Maraldi, ancora un fischio degli arbitri, può andare 9 metri per l'Ambra, Raupenas sotto mano, Malavasi era attento, attenzione parte rapidamente il contropiede di Matteo, gol, era andata bene nella fase precedente all'Ambra, stavolta Di Matteo però ha raggiunto il pallone e lo ha insaccato per il 10-5 a favore del Carpi, nuovo massimo vantaggio per la formazione ospite al 17° del primo tempo. Maraldi, Ballini, De Stefano e segna De Stefano, primo gol per l'ala destra questa sera. 10-6 il punteggio, Carpi subito avanti, Scattar, Basic, para Di Marcello, poi recupera Dei.
Bella parata di Di Marcello, una situazione di cui adesso l'Ambra deve cercare di approfittare con Maraldi che si libera bene, para Palavasi, poi c'è un fischio da parte degli arbitri a comandare il 9 metri a favore dell'Ambra per un'infrazione commessa da Di Matteo, se non andiamo errati. Ballini, Raupenas, Maraldi, fallo e rigore, rigore, due minuti per Pieracci, rigore e due minuti per Pieracci, superiorità numerica dunque per l'Ambra, rigore che potrà essere battuto da Maraldi. Pronto Maraldi, contro di lui Malavasi e segna Maraldi. Secondo gol per Maraldi questa sera, il primo rigore a favore dell'Ambra. Punteggio cambia, è un mini break per l'Ambra che segna due reti consecutive a zero e si riporta sul meno 3, 7-10 il punteggio al 18esimo. C'è un cambio intanto, esce Basic che ha veramente dato tutto in questa prima fase della partita, sostituito da Marrocchi che è un altro nazionale azzurro di origine uruguagia. Sbaglia Marrocchi, panchina lunghissima quella del Carpi, ovviamente se sono possibili questi cambi, si perde un po' di tempo, indugia l'Ambra con Faggi che è rimasto però contuso a una mano che vediamo fasciata. Ricordiamo superiorità numerica per l'Ambra per due minuti combinati a Pieracci e segna Ropena, accorcia ulteriormente l'Ambra che si riporta a meno 2, 8-10, adesso il time out lo chiede la panchina del Carpi. Riprende il gioco Carpi che ha usufruito del minuto di sospensione e Carpi che è ancora l'uomo in meno in questa fase in cui ha subito un mini break di 3-0 da parte dell'Ambra che si è riportata in partita dopo il break avversario, e questo è un gol pesante segnato da Scattar perché Carpi lo realizza con l'uomo in meno, un po' di disattenzione pagata a caro prezzo da parte dei giocatori in maglia verde che adesso sono in avanti con Ballini che palleggia, poi Raupenas, Maraldi all'ala dei, non trova la porta. Esterno non sfruttato l'uomo in più in questa occasione, attenzione Marrocchi, Scattar, Toicic, ancora Scattar, la parata di Marcello che manda la palla sul palo, poi la recupera l'Ambra con Maraldi, Raupenas, 20esimo del primo tempo e Raupenas va a cogliere il palo, poi De Stefano cerca il recupero ma la palla termina in fallo laterale per la rimessa in gioco da parte di Malavasi e Marrocchi.
adesso ristabilita la parità numerica in campo con Pieracci che recupera il proprio posto di titolare rilevando Marrocchi. Scattar non trova la porta. Scattar che è rientrato in Italia al Carpi dopo una lunga militanza in Francia. La rete di Ballini che va in slalom. Gol del capitano dell'Ambra. Primo gol per lui questa sera. Ancora meno 2, 9-11. D'altra parte però va in gol anche Pieracci che ristabilisce le distanze. 12-9 al 21esimo. 12-9 a favore del Carpi, capolista del girone B della Serie A. Maraldi per Lau Penas, Ballini se lo porta a spasso Pieracci, il fallo evidente. 9 metri a favore dell'Ambra, De Stefano, Lau Penas, la parata da parte di Malavasi. Faggi quasi riesce nell'intercetto, Scattar poi se ne va e segna ancora. E con due cannonieri come Basi c'è Scattar, c'è poco da fare per le difese avversarie. Soprattutto per l'Ambra di questa sera, mi sembra. 13-9 Carpi al 23esimo. Per Carpi questa è una partita che non ha più significati dal punto di vista della classifica, però la squadra di Serafini sta affrontando questo match al massimo della concentrazione ed è una bella partita, una delle migliori sicuramente di questa stagione all'Extraforum di Prato. Ballini, De Stefano in pallonetto, il palo e gol, la palla termina oltre la linea e dunque c'è la rete di De Stefano. Termina a terra Basic, reclama un fallo, però gli arbitri sono intervenuti in un'altra circostanza lasciando palla comunque al Carpi che conduce 13-10. C'è fallo stavolta di Pieracci in attacco, palla che torna all'Ambra con Ballini che è rimasto a terra contuso. Attenzione, gioco prosegue, Sperti in contropiede segna. Ballini è rimasto a terra, adesso viene soccorso dal medico sociale dell'Ambra Taurasi e dal massaggiatore Barni. 14-10 Carpi, il gioco è interrotto. Può riprendere il gioco e Ballini è stato costretto ad uscire dal campo infortunato. Il suo posto è stato preso da Morini. Condè che è andato a fare il terzino destro, Morini là alla sinistra. C'è anche Chiaramonti in pivot, Maraldi centrale, terzino sinistro Lau Penas, alla destra De Stefano.
porta ovviamente di Marcello per l'Ambra, non trova la porta Maraldi, ma c'era anche un fischio contro l'Ambra. Con Maraldi a terra si continua a giocare. Basic, gol. Maraldi a terra, non è proprio, proprio sportivissimo questo frangente del match. E Carpi va sul più 5 di nuovo, 10-15 al 25esimo. Torna in campo Andrea Di Marcello al posto di Chiarabonti nell'Ambra. Due giocatori fortunati l'Ambra in questo momento, perché Faggi e Ballini non sono al meglio. Sembra un problema alla caviglia sinistra per Ballini, che viene medicato adesso in panchina. Ropenas dentro per Morini, anzi per Andrea Di Marcello, il fallo su di lui da parte di Basic. 9 metri Ambra. Maraldi, la presa su di lui, poi il pallone resta a Morini. De Stefano, Dei trova il muro avversario, poi recupera il pallone Maraldi, lo palleggia, lo serve a De Stefano, c'è passivo, deve andare al tiro l'Ambra. Maraldi, fallo, e 2 minuti ancora per Pieracci. È il secondo 2 minuti del match, entrambe le occasioni, e il numero 6 del Carpi ad averlo commesso. Superiorità numerica ancora per i prossimi 2 minuti per l'Ambra. In un lato dunque il passivo dell'azione precedente, dunque l'Ambra può ripartire con calma. Ballini, Raupenas e il gol del Lituano. Quinto gol per Raupenas. 11 Ambra, 15 Carpi, 26esimo del primo tempo all'Extraforum di Prato in questa ultima partita della prima fase del massimo campionato di pallamano. Scontro al vertice con il Carpi capolista e l'Ambra al secondo posto in classifica. Il Carpi è entrato in campo Molina con il numero 14 per la prima volta in questo match. Panchina lunghissima, come dicevamo, per il Carpi. Questo gol di Basic non è valido per il fischio degli arbitri, in precedente ovviamente alla realizzazione di Basic. Morini dall'ala segna. Bravo Morini, che va a dare supporto a un'Ambra in difficoltà con i propri effettivi. Sfrutta la superiorità numerica l'Ambra e si riporta ancora in un mini break di 2-0. A 3 gol di distanza dal Carpi, che conduce 15-12. Scocca ora il 27esimo esatto, 3 minuti al termine della prima frazione. La bella parata di Marcello sulla conclusione di Piccinini. Appena Sballini. Attenzione, la palla vagante recuperata da Ballini, c'è un fallo anche fischiato dagli arbitri. 9 metri per l'Ambra, Ropenas, Ballini, Dei per De Stefano, Dei, Ballini, attenzione, è rientrato in campo Pieracci, annullata la superiorità numerica, va al tiro Ropenas che viene strattonato. Non fischiano gli arbitri, c'è un fallo evidente. C'è un fallo evidente da parte di un difensore del Carpi. La parata di Di Marcello, dall'altra parte il pallonetto vincente da parte del numero 2 Piccinini. Tanto vibranti polemiche da parte della panchina dell'Ambra e c'è la munizione per Morlacco, ma le proteste sono purtroppo giustificate da un errore arbitrale. Non è stata sanzionato un fallo commesso su Raupenas nell'azione d'attacco che ha preceduto il gol di Piccinini. 16 Carpi, 12 Ambra, 1 minuto e mezzo al termine del primo tempo.
De Stefano in elevazione, la traversa, gli dice di no. Adesso c'è fallo ai danni di Di Marcello. E dunque palla che resta in attacco per l'Ambra. Ropenas, parata di Malavasi. Fallo laterale per l'Ambra. Morini, Ropenas. 1 minuto e 5 secondi al termine del primo tempo. Fischiano gli arbitri. C'è da asciugare il campo, vediamo. Sì, è così, gioco interrotto. Si può riprendere quando mancano esattamente 60 secondi all'intervallo. L'Ambra deve recuperare 4 gol al Carpi, non lo potrà fare compiutamente nel corso di questa prima frazione, ma l'obiettivo è quello di accorciare ulteriormente le distanze. La sfortuna dice no a Maraldi, palo interno, la palla poi scorre via per la rimessa laterale del Carpi, che invece a sua volta ha la possibilità di chiudere con un gol, e lo fa con Basic, che rigore ne ha fatti 7 in questo primo tempo. Assolutamente imprendibile per la difesa dell'Ambra, l'ex di turno. 17 Carpi, 12 Ambra, più 5. 20 secondi ancora da giocare. Vediamo se l'Ambra riesce ad andare positivamente all'ultimo tiro del primo tempo. Attenzione, 10 secondi, Raupenas deve accelerare, segna Raupenas, bravo. 6 gol anche per Raupenas. Riparte di gran carriera Carpi, grande Di Marcello, suona la sirena. Primo tempo che si conclude all'Extraforum con le Carpi in vantaggio per 17-13 sull'Ambra. Loro, bisogna vedere loro se li hanno voglia di giocare o meno, perché c'è anche quello a dire, loro ne potrebbero anche fregare nulla, eh. Quello è vero. Cioè, no, scontrarsi, non lui si scontra uguale. No. Fanno un secondo. Sì, con tre. Chi è? Noi se si carica secondo, Ah, per non regalarci punta a noi, Di fatto ti regalo 3 punti. Sì, sì. Allora, posto? C'ho anche l'assistente. Inizia il secondo tempo all'Extraforum di Prato fra Ambra, Poggiacaiano e Carpi, subito in attacco in tenuta rossa, la formazione ospite che ha chiuso la prima frazione in vantaggio per 17-13. Capolista che anche qui contro la squadra di Morlacco ha fatto valere la propria forza, così come era successo recentemente nella semifinale di Coppa Italia, che Carpi aveva vinto proprio danni dell'Ambra. Un Carpi che, ricordiamo, è già matematicamente sicuro del primo posto in classifica, non è sicuro invece del secondo posto l'Ambra, che deve vincere o comunque guadagnare perlomeno una sconfitta ai rigori per ottenere un punto che tenga a distanza il Teramo, attualmente terzo ma a 3 punti di distanza, potendo sfruttare il turno casalingo con l'Estense Ferrara. Potrebbe guadagnare i 3 punti di rimontare nei confronti dell'Ambra, con cui ha anche una migliore classifica avulsa negli scontri diretti. D'altro canto il Carpi oggi non avrebbe motivi per giocare alla morte questo match, se non altro però per relegare l'Ambra in una posizione peggiore di classifica. L'Ambra che, se dovesse arrivare seconda, guadagnerebbe 6 punti per poi ripartire nella seconda fase del campionato a orologio.
con questo bonus. Se arriva terza l'Ambra ne avrà solo 3 di punti. Consolidato anche il quarto posto del Romagna Imola per la qualificazione alla fase a orologio. E una fase orologio che inizierà l'8 marzo proprio dal confronto, questo, anche questo è stato ormai assodato matematicamente, fra Ambra e Teramo. C'è però da individuare chi sarà seconda e chi terza per sapere chi giocherà in casa appunto la prima delle partite previste, andata e ritorno fra le prime 4 del girone, la fase orologio. Attenzione, la conclusione di Basic, c'è rigore. Rigore a favore del Carpi. L'arbitraggio questa sera non è assolutamente soddisfacente. Secondo minuto di gioco nella ripresa, la prima opportunità da gol è per Carpi. Rigore. Rigore che si incaricherà di battere Toicic. Punteggio che non è cambiato in questi primi 2 minuti di gioco. E Trinci che è in porta per l'Ambra in questo secondo tempo, para, non cambia ancora il punteggio, 17 Carpi, 13 Ambra, che adesso attacca. Ropenas, dei Ropenas, Maraldi, palleggio Maraldi per Ballini che è tornato in campo dopo l'infortunio capitatogli nel primo tempo. Guadagnato il corner dall'Ambra, dei per Ropenas, Ballini, Maraldi, Dei, Ballini, palleggio a Ballini, poi serve Ropenas che cerca spazio per il tiro, alza la mira, non trova la porta il lituano. Pallone che torna al Carpi con Marrocchi, Skatar, Basic, l'ex di turno stavolta commette infrazione d'area, palla all'Ambra. Basic miglior marcatore del match finora con 7 gol. Ballini, Ropenas, Ballini ancora. 3 minuti giocati nella ripresa, nessun gol segnato finora. Maraldi, Ballini, De Stefano, Maraldi, gol! E il primo gol è per Maraldi in questo secondo tempo e per l'Ambra. 17 Carpi, 14 Ambra, il punteggio che dunque cambia a favore dei poggesi che recuperano nei confronti della capolista che ha praticamente dominato il primo tempo, massimo vantaggio più 5 ottenuto in più occasioni. Trova spazio all'angolo Piccinini, ma ce la traversa a dire di no, anzi è il numero 21 Bellotti che recupera adesso palla e la affida a Basic. La parata di Trinci. Trinci stratosferico in questo avvio di ripresa. Palla ancora all'Ambra. Quarto minuto nel corso della ripresa. Il palo a dire no a questa conclusione dell'Ambra. 17 Carpi in attacco, 14 Ambra che difende. Marrocchi, piede di Faggi. 2 minuti per fallo volontario da parte del numero 73 dell'Ambra che lascia la propria squadra con l'uomo in meno nei prossimi 2 minuti. Uomo in più Carpi. Toicic, Bellotti, gol. E arriva anche il primo gol della ripresa per il Carpi, 18-14 per la formazione emiliana. Difesa 4-2 da parte di Carpi adesso. Su Ropenas e Maraldi va a terra Andrea Di Marcello, c'è fallo su di lui. Fischiano gli arbitri, gioco interrotto.
gioco può riprendere con Andrea Di Marcello che si è rialzato, eccolo qui, manovrare con Ambra in palleggio, ricordiamo uomo in meno Ambra, Raupenas subisce fallo, ancora un fischio degli arbitri, Raupenas carica il tiro, poi c'era De Stefano, anche su De Stefano è stato commesso fallo, infatti c'è il 9 metri fischiato dagli arbitri. Sesto minuto della ripresa, 18 Carpi, 14 Ambra. Attenzione, e c'è un'irregolarità sulla ripresa del gioco e c'era un non rispetto della distanza da sanzionare da parte degli arbitri che non lo fanno. E arbitri che adesso segnalano il passivo, c'è fallo su Raupenas. Nove metri ancora per l'Ambra. Subito al tiro Raupenas, il muro del Carpi, Basic, Bellotti, lo ferma irregolarmente Maraldi, 9 metri per Carpi, Basic, c'è gioco ancora fermo, sembra che questi arbitri non siano all'altezza di arbitrare, di dirigere una gara di questo livello, sono assolutamente di un'altra velocità i giocatori in campo rispetto alle decisioni arbitrali. C'è il gol adesso da parte di Marrocchi, primo gol per lui, 14 Ambra, 19 Carpi, strattonato Maraldi e 2 minuti per Basic che protesta. Uomo in più Ambra, settimo della ripresa. Ambra che aveva recuperato da poco il proprio uomo in meno e adesso ecco l'uomo in più per i 2 minuti combinati a Basic, l'ex di turno. Abbiamo visto un bel ex inviperito nei confronti di Maraldi che è stato suo compagno di squadra in questa occasione. Fermato irregolarmente Ballini e c'è il rigore per l'Ambra. Rigore per l'Ambra e Maraldi che va a incaricarsi del tiro dalla linea di 7 metri e il secondo rigore a favore dell'Ambra in questo match. E stavolta Maraldi se lo fa parare a Malavasi, poi sulla respinta segna Maraldi. Quarto gol per lui, 19 Carpi, 15 Ambra. Ricordiamo uomo in più ancora per l'Ambra. Scattar, gran gol per il terzino destro del Carpi e della Nazionale. Fallo su Raupenas. 20 Carpi, 15 Ambra, nono minuto della ripresa. Attenzione al fischio degli arbitri. Ancora un 2 minuti, fischiato un giocatore del Carpi, si tratta del numero 18, Polito. E ora sono due gli uomini fuori nella formazione emiliana, doppia superiorità per l'Ambra che deve assolutamente sfruttare questa fase. Un'Ambra che deve recuperare 5 gol al Carpi. Raupenas, Maraldi, forza Maraldi e c'è rigore. Difesa in area da parte di Marrocchi. Inequivocabile, non c'è discussione. Marrocchi prova a protestare, ma non so su quali basi. Maraldi in gol, segna ancora dai 7 metri. Maraldi 16 Ambra, 20 Carpi al nono minuto della ripresa. Due uomini in più per la formazione di Poggio a Caiano. Adesso uno solo perché torna in campo Basic, attenzione. Il sottomano di Pieracci esce a fil di palo con Trinci immobile. Dall'altra parte Raupenas per Maraldi. Ancora ricordiamo la superiorità dell'Ambra, Raupenas, Dei. Andrea Di Marcello in gol, sfrutta l'uomo in più, l'Ambra.
Ed è il primo gol per Andrea Di Marcello questa sera, decimo minuto della ripresa, mini break Ambra che si riporta a meno 3 nei confronti del Carpi, sfruttando al meglio questo periodo di superiorità. Pieracci, la conclusione è fuori, ma c'è fallo su di lui da parte di Faggi ed è rigore per Carpi. Marrocchi dai 7 metri e segna Marrocchi, prepotente questa realizzazione dell'italo uruguagio. 21 Carpi, 17 Ambra, undicesimo minuto della ripresa. De Stefano per Ballini, Maraldi, la palla in pivot per Andrea Di Marcello su cui c'è un fallo. Gli arbitri lo rilevano comandando il 9 metri per l'Ambra. Maraldi sbaglia il palleggio, c'è passivo, deve andare al tiro l'Ambra, tocca Malavasi la conclusione di Maraldi, la palla supera la traversa e si perde sul fondo. Dall'altra parte Scattar non sbaglia, non si possono concedere centimetri a Scattar perché diventa imprendibile. Scattar che ricordiamo è tornato a Carpi dopo aver militato in campionato francese per alcune stagioni, uno dei pochi italiani a militare in campionati di così importante livello. 22 Carpi, 17 Ambra, intanto c'è un'interruzione nel gioco. Riprende il gioco dopo che si è provveduto ad asciugare il campo. 5 gol da recuperare per l'Ambra, poi il leitmotiv di tutto questo match. Qui Carpi si è dimostrato superiore dal punto di vista della qualità dei propri effettivi, soprattutto in un paio di situazioni particolari che sono quelle relative a Scattar e Basic, che sono due giocatori di livello internazionale indubbiamente. Stavolta Carpi però perde un pallone in maniera piuttosto ingenua, ben per l'Ambra che si può riportare in avanti al dodicesimo. Va al tiro Coropenas, c'è un bel gol per il lituano che ha quota 7 gol per lui in questo match. 22 Carpi, 18 Ambra. Intanto c'è cambio di portiere nel Carpi, entra Piretti col numero 12 al posto di Malavasi. Pieracci, Polito e Bellotti trova un bel gol dall'ala sinistra. Serafini sta facendo alternare un po' tutti i suoi uomini ed è una panchina lunga quella del Carpi, la differenza si vede nei confronti dell'Ambra che ha molti giovanissimi in panchina. Invece tredicesimo della ripresa, 23 Carpi, 19 Ambra adesso grazie al gol di Maraldi. E anche Maraldi ha fatto 6 gol stasera, buona media per il centrale poggese. E ancora Scattar trova un gol stavolta anche un po' fortunoso perché la palla rimbalza sul palo poi sul volto di Trinci e finisce in fondo al sacco. 14esimo, 24 Carpi, 19 Ambra. Ballini fischiato un'infrazione in attacco all'Ambra.
Carpi adesso non ha assolutamente fretta, fa circolare palla vantando questo vantaggio di 5 gol consistentissimo. La parata dei Trinci sulla conclusione di Scattar, è una prestazione comunque quella di Trinci in questa ripresa. Siamo alla metà del secondo tempo, Carpi conduce 24-19, Nambra adesso in attacco con De Stefano, Faggi, Maraldi, Faggi, De Stefano, Maraldi, De Stefano, c'è fallo su di lui, gli arbitri lasciano giocare, poi Chiaramonti non raccoglie, forse era meglio fischiare anche in questo caso. D'altra parte Bellotti non sbaglia. Terzo gol per lui, 25-19, e c'è un nuovo massimo vantaggio per Carpi, più 6 al 16° della ripresa, e Morlacco chiede time out dalla panchina dell'Ambra. Riprende il gioco, vediamo se Morlacco è riuscito a rimettere un po' d'ordine nella propria squadra, che adesso sta subendo il passivo più pesante dall'inizio del match, sotto di 6 gol, 25-19 nei confronti di un Carpi che però è davvero una signora squadra. Manca ancora 14 minuti e mezzo al termine della partita, è l'ultimo match della prima fase del campionato, in palio per l'Ambra il secondo posto che potrebbe sfumare a causa di questa sconfitta che sta maturando. C'era un fallo ai danni di un giocatore dell'Ambra, la ripresa del gioco dai 9 metri. La squadra in maglia verde con Maraldi e Raupenas che scambiano, i migliori in campo sicuramente nell'Ambra, e infatti Maraldi anche questa volta segna un bel gol, è il settimo, 20 Ambra, 25 Carpi, è il settimo per lui, dicevamo. Carpi che ovviamente rallenta il ritmo e fa girare tutti i propri effettivi, d'altronde sono 14 giocatori quasi tutti di pari livello, quelli di cui può disporre l'allenatore Serafini. C'è una palla che viene nuovamente concessa a Carpi, è stata un po' di confusione. Ma come fanno a arbitrare? Io vorrei capire. Un po' strana anche questa decisione degli arbitri, un po' confusi. Ma poi l'ha tirato, gliela parata nella cosa, capito? Su Marocchi il muro di Raupenas. C'è passivo, Carpi deve andare al tiro. C'è la bella combinazione però fra Marocchi e Beltrami, ma è molto più bravo di tutti Trinci che para. Maraldi para Piretti. Poi ancora Maraldi e gol. Bravo Maraldi. Ottavo gol per lui.
miglior marcatore del match in questo momento. C'è uno scontro fra Chiaramonti e Pieracci. Gli arbitri danno torto al giocatore dell'Ambra. 25 Carpi, 21 Ambra. Intanto c'è un giocatore dell'Ambra fuori per crampi. Ci sembra proprio Maraldi. Intanto conclusione fuori misura da parte del Carpi. Un altro giocatore della formazione ospite a terra. Si continua a giocare, segna Pallini. Secondo gol personale per lui, accorcia ulteriormente l'Ambra che torna a meno 3. 22-25 al 19esimo. C'è da soccorrere però un paio di giocatori in campo. Lontano dai gioco, centrano uguale. Allora, l'uomo che era rimasto a terra per i Carpi era Marrocchi, che deve uscire per una contusione alla caviglia. C'è stato un po' un battibecco fra le due squadre perché Ballini è andato in gol quando Marrocchi era a terra, ma era successo un episodio analogo anche nel primo tempo a svantaggio stavolta dell'Ambra, per cui gli arbitri hanno fatto bene a far proseguire il gioco anche perché Marrocchi non c'entrava nulla con l'azione che è andata via in velocità. E qui sbaglia poi la conclusione Carpi con Molina. E Ambra vanifica tutto con Ballini e a campo aperto adesso Molina può andare a sbagliare un gol incredibile. Incredibile errore da parte di Molina. Punteggio dunque che non cambia. Carpi 25, Ambra 22. Da giocare 10 minuti e mezzo in questo match. Sale l'incitamento del pubblico di casa per l'Ambra che è in attacco adesso con Maraldi e Faggi. Ballini, rigore per il fallo su Ballini che aveva fatto un bello slalom. Un bel rigore guadagnato da Ballini. Al 20esimo esatto della ripresa. Dai 7 metri ancora una volta Maraldi contro Malavasi, gol di Maraldi, grande Maraldi, 9 gol per lui stasera e accorcia ulteriormente l'Ambra, 23-25, meno 2, era da un bel po' che non era così vicino al Carpi l'Ambra in questo match. Tutto ciò al 21esimo della ripresa. Adesso è finale di partita, si fa serrato. Fallo su Pieracci, 9 metri Carpi, battuto da Basic per Pieracci. L'intervento falloso da parte di Faggi, 2 minuti a rigore. 2 minuti per Faggi, che è il secondo nel corso di questo match, e rigore a favore dei Carpi. No, del secondo. Vai Antonio. Rigore dunque Carpi di Matteo, 7 metri.
Segna Di Matteo, Trinci per poco ci arriva. 26 Carpi, 23 Ambra. Uomo in meno ora per l'Ambra, purtroppo in questa fase del match non ci voleva. Fallo su... no, anzi sfondamento da parte di Ballini. Palla al Carpi. Basic, Paratrinci. Palla in fallo laterale, rimessa per Carpi. C'è anche da asciugare il campo. Serafini ha approfittato anche per chiamare il time out, dunque si riprende dopo il minuto di sospensione con Carpi in vantaggio di 3 gol nei confronti dell'Ambra, che anche l'uomo in meno in questa fase del gioco. 22esimo esatto della ripresa, ancora 8 minuti di speranze per la formazione poggiacaiano nella rimonta, ma diventa tutto più difficile dopo questo gol segnato dall'ala da parte di Sperti, che porta nuovamente sul più 4 Carpi, 27-23. Era tornata a 2 soli gol di ritardo l'Ambra, ma adesso Carpi ha di nuovo allungato. Pallone dentro, fallo in attacco per l'Ambra. No, gli ha dato sfondamento a Luca. Sette minuti ancora da giocare all'Extraforum. Carpi che ha 4 gol di vantaggio, l'uomo in più, adesso può amministrare al meglio questo pallone. Peracci va a guadagnarsi un rigore e 2 minuti anche per Dei. E qui le speranze dell'Ambra vanno un po' a ramengo. Doppia superiorità per Carpi. Rigore adesso per la formazione emiliana, che sarà battuto da Tojčić. Pallonetto sulla traversa e ha voluto fare un po' di fuori classe, diciamo così. Tojčić è stato punito dalla traversa, eccesso di confidenza da parte di numero 10 e Carpi, che poteva chiudere la partita e non l'ha fatto. Meglio per l'Ambra, che comunque ha 2 uomini in meno e diventa un po' difficile adesso andare a provare a segnare. 4 gol di ritardo da recuperare per la squadra di Morlacco. Raupenas, Ballini, non ci sono spazi per andare a tiro. Ballini però segna proprio quando l'Ambra ha recuperato un uomo. Terzo gol per Ballini, capitano dell'Ambra. 27 Carpi, 24 Ambra. 6 minuti esatti ancora da giocare all'Extraforum. Recupera palla Trinci, Faggi, pallone importante per l'Ambra, che ha sempre l'uomo in meno, ricordiamo.
L'errore però, il palleggio vanifica tutto. Ready! Peccato. Ancora tre gol da recuperare per l'Ambra. Era buono perché sarà ripreso. Peracci commette fallo in attacco, la palla torna all'Ambra e ora c'è anche la parità numerica in campo. 5 minuti al termine e Stefano fallo su di lui. E 2 minuti per Basic. Adesso l'uomo in più ce l'ha l'Ambra. C'è gioco interrotto, 5 minuti esatti al termine del match. Perché il, lui non ti ha due, no? Sì, come Faggi. Riprende il gioco, ora uomo in più Ambra. Cambiato completamente lo scenario, l'Ambra è stata brava a segnare in precedenza con situazione difficile. Segna Dei ma non è gol. Gli arbitri non concedono il gol per il fallo di Dei. Quattro minuti e mezzo al termine. Fermato Pieracci in maniera fallosa, 9 metri a favore del Carpi, ancora l'uomo in meno, ancora un fallo commesso dalla difesa dell'Ambra. Piccinini, palla fuori, palla che torna all'Ambra, ricorda ancora l'uomo in più. 4 minuti scarsi al termine. Maraldi, fallo di Maraldi, sfondamento. Stavolta il fallo c'è, anche piuttosto evidente, eccesso di impeto da parte di Maraldi. 3 minuti e mezzo ancora da giocare all'Extraforum. Carpi 27, Ambra 24. Carpi con l'uomo in meno, però adesso in attacco, in palleggio con Skatar. C'è time out chiesto ancora una volta dalla panchina del Carpi. Fermo il telefono, fermo il telefono, fermo. Rientra il microfono. Riprende il gioco per gli ultimi 3 minuti e 15 secondi di questo match intenso tra le prime due della classe, questo girone B della Serie A. Carpi conduce 27-24, Carpi che ha chiesto time out ancora per tirare un po' di fiato e cercare di organizzare gli ultimi minuti del match in modo tale da poter portare a casa questo ennesimo successo nella prima fase del campionato. Manovra Carpi con l'uomo recuperato adesso, è diventato Basic,
che termina a terra e c'è rigore per Carpi. E due minuti per Faggi, che non finisce il match, perché il terzo due minuti è ben espulso Faggi definitivamente al 27esimo minuto. Ah, è Chiaramonti, correzione. Abbiamo visto i due minuti branditi verso Faggi, ma era Chiaramonti, quindi Faggi rimane in campo. Si è fermato? C'è rigore dunque per Carpi con Di Matteo, che segna nonostante l'intervento di Trinci. E qui si spengono le speranze dell'Ambra. 4 gol da recuperare in 2 minuti e mezzo sono davvero troppi. 28 Carpi, 24 Ambra, con l'uomo in più fra l'altro Carpi in questo ultimo scampolo di match. A questo punto l'Ambra deve appellarsi a ciò che sarà successo a Teramo, se Teramo avrà battuto l'Estense come si presume. L'Ambra chiuderà al terzo posto in classifica il girone B nella prima fase del campionato. L'8 marzo si ripartirà con la fase a orologio, comunque con l'Ambra in buona posizione. C'è ancora un gol da parte di Molina per il Carpi, 29-24, e qui ovviamente il match non ha più nulla da dire nei restanti 90 secondi. C'è Raupenas che segna, 29-26. Il punteggio a favore del Carpi, che adesso manovra. Un minuto ancora da giocare all'Extraforum. Dall'ala Skattar, implacabile come è stato del resto in tutto questo match. 25 Ambra, 30 Carpi, 50 secondi ancora da giocare. Sono di pura accademia che il match si è deciso in favore degli ospiti, che chiudono al primo posto la prima fase del campionato. Segna Andrea Di Marcello, 26 Ambra, 30 Carpi. Carpi primo nettamente, è una squadra che può lottare per lo scudetto, per quello che abbiamo visto anche questa sera all'Extraforum di Prato. Chiude in attacco Carpi manovrando questo pallone con Piccinini, che va alla conclusione e segna. 31-26, 5 gol di margine che più o meno hanno caratterizzato tutto questo confronto, si rispecchiano anche nel risultato finale del match, che si conclude in questo istante con la vittoria di Carpi sull'Ambra, 31-26. L'Ambra non è riuscita all'impresa, adesso si dovrà appellare appunto al risultato del match contemporaneo fra Teramo ed Estense per capire quale posizione occuperà al termine della prima fase del campionato. Appuntamento comunque alla seconda fase del campionato, a cui sono qualificate entrambe le squadre che abbiamo visto questa sera all'Extraforum. È tutto. Ringraziamento ad Antonio Innocenti per le riprese, a tutti voi per averci seguito fin qui, da Massimiliano Martini che vi saluta cordialmente e vi rimanda alle prossime trasmissioni su Toscana TV. Arrivederci e risentirci. Ma lo metta a me sul sito, sai? No, sul sito, non c'è. No. In tempo reale su quello della. Mettilo su quello della FIGH. Come si chiama? FIGH, ciao Tommy. FIGH. E vai su risultati e classifica, quando ti devi appare la schermata. Guarda, dove lo fa Roberto? Lo porto qui? Se tu vuoi, se parlavi è meglio. Con là, mi dai il microfono? È un
non c'è ancora. Non c'è ancora. Vado lì, allora, eh? Ci vediamo mercoledì. Ciao. Roberto Morlacco, si è appena concluso il confronto diretto al vertice del girone B, che chiudeva fra l'altro la prima parte della stagione. Il Carpi ha avuto la meglio, testimoniando insomma che questo primo posto è meritato. Comunque anche l'Ambra ha recitato la sua parte in questo match difficile per la tua squadra. Sì, complimenti al Carpi. Però facendo un'analisi così veloce, a caldo, credo che se lavoriamo con questo atteggiamento, diciamo, è un buon punto di partenza per continuare a migliorare. Possiamo parlare arbitro, eccetera, eccetera, ma non è compito nostro, sino trovare dove sono stati gli errori nostri, che c'è stato un po' di nervosismo, però sì, veramente la voglia, tanta voglia di fare i ragazzi, che credo che come punto di partenza per continuare la seconda parte del campionato è positivissimo. Eh sì, perché non sappiamo quello che è successo a Teramo, per cui non conosciamo la posizione esatta dell'Ambra. Comunque l'Ambra si è qualificata per la seconda fase ad orologio nelle prime tre posizioni della classifica, dunque riparte comunque con una posizione importante anche per disputare al vertice la seconda fase del campionato. Sì, vedendo il Carpi, che sicuramente una grande squadra, come obiettivo primario nostro è il secondo posto, no? E sono tre punti, credo che se facendo così una previsione, noi dobbiamo puntare sia su Teramo e su Romagna per appuntare quel secondo posto che ci permetterebbe a fare un spareggio per andare nei playoff. È a portata di mano, ripeto, con questa voglia di fare è un punto di partenza importante per continuare avanti. Si gioca a Teramo a questo punto. Dobbiamo aspettare questo.